Ciao a tutti, oggi postazione un po' più confidenziale perché volevo solo fare due chiacchiere e un piccolo recap dell'evento Apple che si è appena concluso. Non so quando uscirà il video, se direttamente stasera, domattina o insomma, dipende da quando lo guardate, perché tra regista, edita e tutto, insomma. Allora, ho davanti l'iPad perché mi sono segnato le cose intanto che venivano dette, le cose che secondo me insomma più importanti. E appunto faremo un piccolo recap di quanto è stato detto. Allora, è stato presentato Apple Podcast, o meglio, la versione ridisegnata di Apple Podcast, che prevederà, oltre che al redesign dell'app, anche l'aggiunta delle sottoscrizioni. Riguardo iPhone è stato presentato il nuovo colore e qua in casa qualcuno ha già odiato Apple per aver fatto uscire il viola solo ora. Il colore nuovo è solo per iPhone 12 e 12 mini, non per i modelli Pro. Sono stati introdotti gli AirTag, finalmente dopo mesi che si parlava di questi AirTag, finalmente sono stati presentati con uno spot della Madonna. È stato meraviglioso il tizio che si infila nel divano e trova monetine, noccioline e quant'altro. Veramente, veramente carino. E nello stesso spot hanno fatto vedere una feature molto bella degli AirTag, ossia che tramite iPhone si può praticamente individuare la posizione degli AirTag come se si seguisse un navigatore, cioè compare la freccetta sopra l'iPhone che indica dove è appunto l'AirTag. Non vedo l'ora veramente di provarli, anche perché non costano eccessivamente rispetto alla concorrenza, 29 € uno e il pacco da 4 99 € dollari, scusate. Saranno disponibili dal 13 aprile. Apple TV è stata presentata quella nuova, Apple TV 4K con un nuovo telecomando ridisegnato, molto carino, con una feature veramente bella che appena l'ho vista mi ha ricordato tantissimo i vecchi iPod, perché ha fatto un po' di effetto nostalgia, perché nel cerchietto dove ci sono i tasti in alto, se lo si scorre, diciamo, si fa come si faceva appunto con i vecchi iPod per alzare e abbassare il volume o per cercare le cose, se lo si fa durante la riproduzione di un film o di musica, si cerca praticamente il punto di film che ci interessa. Molto molto bello e l'effetto nostalgia, cioè, che ve lo dica fare. Avrà il nuovo processore, perlomeno per Apple TV, a 12, che le consentirà di gestire anche i filmati HDR fino a 60 fps. Dico io 60 fps, loro hanno detto alti frame rate, però hanno parlato direttamente di registrare un video con iPhone 12 Pro, Pro Max o iPhone 12 comunque in HDR e poterle riprodurre sull'Apple TV. Quindi mi viene da dire che le cose, insomma, vanno di pari passo. Anche qui il lato software per Apple TV e l'integrazione comunque nell'ecosistema, che è sempre maggiore da parte di Apple e di tutti i suoi strumenti, tutti i suoi device. Apple TV riuscirà a calibrare gli schermi delle nostre TV, qualunque essi siano, non so se dice qualunque, qualsiasi esse siano, tramite l'utilizzo di iPhone. Si collegherà praticamente iPhone all'Apple TV, si userà lo schermo praticamente di iPhone stesso, verrà appoggiato sulla televisione e verrà utilizzato come quei costosissimi dispositivi per calibrazione monitor, solo che verrà calibrata la TV utilizzando iPhone in accoppiata con Apple TV. Bella chicca, mi permetto di dire veramente notevole. Avrà un costo di 179 dollari la versione da 32 GB e 199 quella da 64. Arriviamo a uno dei due protagonisti di questo evento, ossia l'iMac, che appunto è stato presentato il nuovo modello. Avrà uno schermo da 24 pollici con superficie frontale totalmente in vetro e in 7 colorazioni molto molto vivaci. Ho adorato il giallo, veramente voglio quello giallo, ma per quanto mi riguarda non acquisterò l'iMac, molto 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 probabilmente. Avrà il chip M1, non X, non lettere strane, il chip M1, come sugli altri Mac. Avrà le ventole molto silenziose, al di sotto dei 10 decibel, quindi veramente si avrà un computer veramente silenzioso. E avrà un sistema nuovo di sia microfoni che casse. Infatti i microfoni agiranno in modo, diciamo, intelligente, concentrandosi sulla voce
di chi sta parlando al computer, isolandolo un po' dall'ambiente circostante. E le casse invece saranno 6 speaker che avranno capacità di offrire l'audio Dolby Atmos. Tanta roba. Il display, come dicevo, è un 24 pollici, 4,5K, quindi direi che di problemi non ce ne sono per la riproduzione di contenuti, e sono riusciti a renderlo ancora più sottile rispetto all'iMac passato, grazie appunto al chip M1 che consente la riduzione di componentistica e la riduzione di componenti per la ventilazione. Poi chiaramente c'è stato tutto il più veloce rispetto a prima, la scheda grafica migliore di tot rispetto a prima, tutte le robe che abbiamo comunque già visto con la presentazione dei primi MacBook e Mac Mini con il chip M1, insomma hanno fatto la fola della scorsa presentazione. Quindi non citerò tutti i numeri, vi faccio una schermata qua, ma ormai lo sappiamo che i computer Mac con chip M1 sono una vera bomba. A corredo di questi nuovi Mac ci saranno anche i nuovi accessori come Magic Trackpad, Magic Mouse e Magic Keyboard. Magic Keyboard che avrà il Touch ID, grazie al quale se una persona diversa da noi che ha un suo profilo nel Mac andrà a toccare il Touch ID, il computer andrà a cambiare direttamente l'utente. Veramente mi è piaciuto molto vedere questa cosa qua, molto carina. E avranno anche un nuovo design, perlomeno le keyboard. I Magic Mouse e i trackpad avranno solo i nuovi colori. Quindi purtroppo il Magic Mouse avrà sempre l'attacco sotto, rendendolo inutilizzabile durante la ricarica. Perché mentre si facevano i nuovi colori, studiare un nuovo attacco era difficile. Vabbè. I prezzi invece sono 1299 dollari e 1499 dollari per le due versioni. Saranno prenotabili dal 30 aprile e saranno disponibili dalla metà di maggio. Secondo grande protagonista di questo evento è l'iPad Pro, che ha subito un grosso cambiamento, perlomeno per quanto riguarda il 12.9, perché all'interno di iPad 2021 ci sarà il chip M1. Lo sta mettendo dappertutto sostanzialmente sto chip. Cosa comporta questo? Che rispetto al buon vecchio iPad Pro del 2020 sarà il 50% più veloce e la velocità della scheda grafica sarà del 40% più veloce. Tanta roba. In più avrà la possibilità di avere 2 tera di storage. Ora, come ho detto nell'unboxing di questo, già un tera per me era esagerato, figuriamoci due, però mi rendo conto che avendo usato LumaFusion, appunto, perché come sapete io utilizzo questo come device principale per editing, tutto sostanzialmente è il mio computer questo, avendolo usato per l'editing del video del montaggio di quella, dov'è? Là, quella fare là, sono diventato matto perché ho registrato tutte le 10-11 ore di montaggio e in 4K perché l'XT4 l'ho usata in 4K e i filmati occupano un sacco di spazio, quindi ho dovuto fare cose un po' strane per far star tutto nei 512 di questo. Quindi per video un po' particolari, per utilizzi un po' particolari, effettivamente i 2 tera hanno un senso. Quindi non dico più che è una boiata. Però dovete avere delle necessità specifiche, ecco, perché sennò di 1 tera o 2, ma che cavolo ci fate? Quindi io continuerei, se dovessi cambiare iPad, continuerei sul 512. Ma di là dell'M1 abbiamo una grandissima, grandissima novità ed era ora la porta Thunderbolt. Non ci sarà più la tipo C, o meglio, la forma è quella della tipo C. Però avremo la Thunderbolt. Sì, così si riuscirà per chi ne ha bisogno a trasferire i propri file in maniera un pochino più veloce. Bravi, bravi, bravi. Poi per la versione cellular, chiaramente dopo averlo messo nell'iPhone 12, figuriamoci se non mettevano 5G anche nell'iPad. Abbiamo le camere migliorate e in più il sensore LiDAR verrà utilizzato anche per le foto e i video come succede per iPhone 12. E hanno inserito una cosa veramente, veramente bella, che quando l'ho vista sono stato ancora più convinto di quello che ho fatto qualche giorno fa. Adesso vi spiego. Che cos'è questa cosa? È la telecamera frontale ultra wide da 12 megapixel che consentirà di fare cosa? Perché è una telecamera ultra wide, eh?
Tutti buoni? Questa telecamera sarà intelligente e gestirà lo spazio intorno a noi, o meglio, ci inquadrerà al meglio. Avete presente, la pubblicità dell'Echo Show 10 di Amazon, in cui la tizia cammina per la stanza e l'Echo Show lo segue, no? Ruota. Ecco, l'ultra wide camera dell'iPad Pro del 2021 farà sostanzialmente la stessa cosa, solo che l'iPad sarà fermo e taglierà la scena seguendoci. Wow, quella cosa è la cosa che mi incuriosisce di più, per assurdo, sembra veramente bella. Ah, giustamente vi chiederete che cos'è che hai fatto qualche giorno fa. Ho disdetto l'ordine, il preordine dell'Echo 10 perché mi arrivava il 20 luglio. Mi è passato l'hype. Poi magari se volete che lo prenda e vi porto le mie opinioni, eccetera, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, perché nel caso ci si organizza. Altra feature meravigliosa è il fatto che viene portato lo schermo HDR, quello degli HDR display da non so quanti mila euro di Apple, su iPad Pro, solo 12.9. Wow. Abbiamo tipo 10.000 mini LED qua dentro, cioè, non in questo, in quello che uscirà. Però tanta, tanta roba. Peccato però che nel modello da 11 pollici questa cosa non ci sarà. Con l'aggiornamento a iPadOS 14.5, perché sicuramente si riferivano a quello, anche perché nella beta c'è. Avremo lo scribble in italiano. Lo scribble è quando scriviamo a mano le cose nei campi di scrittura. L'iPad riconosce l'italiano, riconoscerà l'italiano con l'aggiornamento software, finalmente. E ci sarà la nuova Magic Keyboard bianca. Nuova solo perché è bianca, chiariamolo, perché si millantava sta cosa che ci sarebbe stata una nuova Magic Keyboard. In realtà è solo il colore che è nuovo. E per quanto mi riguarda, no. Ma no, mai nella vita bianca. Io ho quella scura, è sporca da far spavento e non è che ci vado a nuotare con i maiali, ok? Si sporca la velocità del suono. Anche l'iPad Pro, come il Mac, sarà disponibile al preordine dal 30 aprile e disponibile all'acquisto dalla metà di maggio. E arriviamo un attimo alle conclusioni, chiudo qua. Sono rimasto un po' deluso da una cosa soltanto, perché i Mac sono bellissimi, tutto bello, tutta la presentazione è bella, anche l'iPad Pro da 12.9 è bellissimo, ma è proprio questa cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso. Ossia, secondo me, intanto, chi ha intenzione di prendere un 11 pollici o chi ce l'ha l'11 pollici, non ci vedo così tanto senso a fare l'upgrade da 2020-21 o anche 2018, perché col 2018-2020 valeva ancora meno la pena fare l'upgrade. Non ha molto senso perché il display sostanzialmente rimarrà quello di quest'anno e avremo un processore nuovo e basta. E qui arriviamo al vero punto che mi fa dire abbiamo un chip M1 su iPad. Il chip M1 sui computer fa sì che possiamo far girare le applicazioni mobile su fisso, però su iPad non mi porti le applicazioni dei fissi. Ma neanche quelle proprietarie Apple, Final Cut, altre, Xcode. Ma neanche quelle. Abbiamo il chip M1 poi qua dentro. Cioè, di fatto abbiamo un Mac Touch. Perché no? Adesso io spero vivamente che lo introdurranno con futuri aggiornamenti, perché sennò veramente hanno piantato l'M1 qua sopra, va bene, velocità, va bene, tutto quello che vuoi, ma non riesce a sfruttare tutte le sue potenzialità. Bene, io con questa pipa finale sull'M1 ho finito. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate voi di questa presentazione, del recap che vi ho fatto. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Fatemelo sapere con un bel mi piace qua sotto, vi aspetto nei commenti, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su futuri video e noi ci vediamo sabato. Ciao ciao!